Buongiorno a tutti. In questo video vi volevo aggiornare sulla situazione. Stamattina in Sicilia tutti i panifici, tutti gli alimentari sono chiusi. Il panificio vicino a casa mia ho constatato è chiuso. Sono andata dal tabacchino per una ricarica Amazon, dato che ora i negozi di vestiti sono chiusi, e il tabacchino dava le ricariche da dietro una grata. La strada è deserta e quei pochi che passavano con mascherine come se fossimo in un film di fantascienza. La situazione è questa. Come ho già detto, io non esco molto di solito. Vado a fare la spesa, ma quelle poche uscite che io faccio, cioè veramente esco tutti i giorni ma poco, vicino casa, quelle poche uscite viene lo scoraggiamento. Per questo ho scelto l'Islam. Mi è stato fatto osservare che in Marocco e in Tunisia chi viene trovato per strada viene bastonato, ma questo in tempi normali non accade. In questi giorni, come ho detto, stiamo vivendo una situazione surreale, quindi forse l'Islam è meglio di ciò che stiamo vivendo in questi giorni. Dietro il burqa le donne sono costrette, obbligate a indossarlo e vedono il mondo frammentato. Ma noi pensiamo alle persone che in questi giorni sono costrette a casa in un monovano e non hanno la libertà che ho io, non hanno l'orto, non hanno tutti i negozi sotto casa, vicini, carnezzeria, fruttivendolo. Come fanno queste persone? Ve lo chiedete? Stiamo vivendo in una situazione assurda. Questo sta accadendo in un paese cristiano e democratico. La mia scelta dell'Islam è stata criticata, ma anche quando la situazione ritornerà normale, io ho intenzione di continuare su questa strada e seguirò le regole dell'Islam e della Sharia. E nel prossimo video indosserò lo chador, se arriverà, lo devo ordinare su Amazon, non so se arriverà. Ho fatto una scelta ben precisa perché ho visto quanto siano fragili le democrazie. Nell'Islam poi c'è libertà, non è vero che non c'è libertà, è una scelta consapevole e precisa. In questi giorni in cui stiamo vivendo questa difficoltà, volevo leggervi la sura all'apertura. Ash-Shar, in nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso, non ti abbiamo forse aperto il petto alla fede e non ti abbiamo sbarazzato del fardello che gravava sulle tue spalle, non abbiamo innalzato la tua fama. In verità per ogni difficoltà c'è una facilità, sì, per ogni difficoltà c'è una facilità, appena nel tempo, mettiti dunque a ritto e aspira al tuo Signore. Quindi, appena abbiamo il tempo, preghiamo. In questi giorni non ci dobbiamo arrendere, dobbiamo pensare che tutto poi tornerà alla normalità e magari poi verrò criticata per la mia scelta perché indosserò l'hijab, lo chador, il burqa no, non intendo indossarlo, non intendo nascondere il mio volto perché per legge il volto deve essere visibile. Quindi sto dichiarando pubblicamente la mia scelta. In questi giorni però preghiamo e speriamo che tutto finisca presto, che ognuno di noi possa tornare alla normalità in un mondo in cui il sole risplenda per tutti e non solo per pochi privilegiati. Con questo è tutto, vi saluto.